Sono diversi i cambi di formazione operati da Massimo Epifani, costretto a rinunciare agli squalificati Frederick e Diarra, e con Bruno e Maio non al meglio che partono dalla panchina. Sorrini ritrova una maglia da titolare con Bellardinelli che si sposta a sinistra. Conferma per Scimia in mediana, Dorato la punta centrale del tridente composto da Valenti ed Esposito. Ben 8 gli under nello scacchiere iniziale per il Nereto di Mister Del Grosso, con fascia di capitano affidata all'ex Salvatori. Non è passato neanche un minuto di gioco quando Esposito va via al diretto avversario Scatozza, che lo stende al limite dell'area di rigore, forse dentro. Punizione dal limite e giallo per il numero 3 ospite. Il piazzato dell'ex Campobasso non crea pericoli a Palermo. Il Notaresco inizia l'incontro a testa bassa ed è un altro piazzato, al 17° di Valenti, ad impegnare seriamente il numero 1 ospite. I rossoblù di casa premono, fanno collezione di calci d'angolo, ne arrivano 3 consecutivi al 26° e su uno di questi la battuta al volo di Pesce, con splendida coordinazione, sembra vincente, ma Palermo è ancora risolutivo con un balzo prodigioso negando la gioia della rete al numero 8 di casa. Qualche istante più tardi ci prova 2 volte Dorato, prima con un colpo di testa di poco sul fondo e neanche un minuto dopo non riuscendo a sfruttare a dovere l'assistenza di Esposito. Bisogna attendere la mezz'ora per vedere un'azione pericolosa del Nereto e Scatozza a provarci dopo una manovra insistita. Si salva la difesa notareschina. Sullo 0-0 le due squadre vanno a riposo e dagli spogliatoi rientrano in campo gli stessi schieramenti. Giallo al minuto 6, quando Esposito viene atterrato nuovamente da Scatozza. L'arbitro vede il fallo, ammonisce per la seconda volta il numero 3 del Nereto, ma concede un calcio di punizione dal limite. Per la stragrande maggioranza il contatto sembrava avvenuto in area di rigore. Sul piazzato battuto da Esposito è blando a sfiorare il colpo grosso, il palo esterno salva il Nereto, che si fa vedere al minuto 12, prima con Pedalino e poi con Boito, il cui tiro a rimorchio termina alto. Ancora 2 minuti ed è il palo a negare la gioia della rete al Notaresco, al termine di una pregevole ed ubriacante azione di Esposito, che entra in area e calcia quasi a colpo sicuro. Lo stesso numero 88 ci prova ancora sul prosieguo, palla sull'esterno della rete. Epifani rinforza la linea offensiva, inserendo Maio al posto di Scimia allo scoccare del quarto d'ora. È quasi la mezz'ora, quando il Notaresco protesta ancora. Pesce pesca in area Maio, che sotto porta mette dentro. Il direttore di gara, su segnalazione del suo secondo assistente, segnala la posizione irregolare dell'attaccante di casa. I minuti conclusivi sono vibranti, la pressione della squadra di Epifani è costante. Al 41° ci prova Blando dalla distanza, con palla alta. 2 giri di lancette più tardi e Palermo a negare la gioia della rete ai locali sulla punizione calibrata di Maio. Assegnati 6 minuti di recupero che diventeranno 8. Al 91° il Nereto prova il contropiede con Sant'Angelo, provvidenziale il recupero di Blando, mentre al minuto 93 è Esposito a provarci senza fortuna. Finisce senza reti il derby a tinte rossoblù, prima del rientro negli spogliatoi rosso anche per Pedalino. Risultato buono solo per il Nereto, che può esultare per un pari che muove la classifica. Occasione sprecata per il Notaresco, che rimanda ancora il ritorno alla vittoria che manca da 3 turni. La squadra del presidente Salvatore Di Giovanni, che può recriminare anche per 2 rigori mancati e la rete annullata. Mister, tante occasioni, 3 episodi da Moviola, però 0-0 col Nereto, un punto che di fatto muove più la classifica per il Nereto che per il Notaresco. Ma Matteo, hai detto tutto. Credo che abbiamo fatto la partita tutta la partita noi. Abbiamo creato tante palle gol, abbiamo avuto tante palle gol, abbiamo creato tanti calcio d'angolo. Il primo tempo potevamo fare di più, questo sicuramente, però il secondo tempo la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare. Aveva fatto anche gol, secondo me, regolare. Ci dispiace, un pareggio che dopo la sconfitta di domenica ci tenevamo tanto a vincere, non ci siamo riusciti, dobbiamo andare avanti. Si può parlare di occasione sprecata alla luce degli altri risultati, ma soprattutto perché si doveva vincere dopo 2 sconfitte? Ma Matteo, a prescindere dagli altri risultati, noi dobbiamo pensare a noi stessi. Oggi volevamo vincere a tutti i costi, non ci siamo riusciti. Questo è il dispiacere più grande, perché nel momento in cui non vinci tu è inutile che guardiamo gli altri risultati. Ripeto, abbiamo fatto un buon secondo tempo con grande voglia, con grande determinazione. Mi è dispiaciuto per i ragazzi perché meritavamo di vincere la partita, però il calcio è questo. Abbiamo preso un punto con una squadra che si è difesa con ordine. Niente, andiamo a casa con la mano in bocca e pensiamo alla prossima. Purtroppo quando giochi
quasi tutto il secondo tempo in 10 contro una squadra come il Notaresco, è chiaro che c'è da soffrire. Abbiamo saputo soffrire e questa è la cosa che mi è piaciuta molto dei ragazzi. Devo solamente ringraziarli. Purtroppo i punti sono ancora pochi, però il morale è positivo. Sono due partite che non subiamo gol contro due ottime squadre. Niente, noi ci crediamo, cercheremo di fare questo miracolo, poi come andrà, però ecco, è molto importante il pareggio di oggi. Due rossi, Scatozzi alla fine anche quello di Pedalino. Sì, purtroppo oltre ai rossi ci sono stati tantissimi ammoniti, una direzione ecco, che non contesto, però ecco, a volte si esagera un pochettino perché soprattutto il rosso di Saverio poteva risparmiarselo, un ragazzo che è stato ripetutamente beccato, anche sputato sotto la tifoseria locale, è chiaro che nell'adrenalina, nel nervosismo, nella tensione accumulata a volte si hanno delle reazioni un po' eccessive, però ecco, arrivare a dargli il rosso a fine partita, a partita finita, insomma, parliamo di altre cose, dai.